Per tanto tempo era toccato a me di passare le notti e i giorni umiliato e inferocito dal capriccio di una donna. Ora sono convinto che nessuna passione ha tanta forza da mutare la natura di chi la subisce. Si può morirci, ma le cose non cambiano. Passato l'orgasmo, si ritorna onest'uomo o furfante, padre di famiglia o ragazzo, secondo che si era e si vive la propria giornata. O meglio, si è veduta nella crisi la propria vera natura, e questa ci inorridisce, e la normalità ci disgusta, e si vorrebbe magari essere morti, tanto l'insulto che ci è fatto è atroce, ma non c'è altri da accusare se non noi. Io debbo a quella donna se mi sono ridotto a questa vita singolare che conduco, alla giornata senza scopo, incapace di stringere un legame col mondo, disamorato del prossimo, disamorato di mia madre che sopporto e di mia nipote che non amo. Debbo a lei tutto, ma sarei finito meglio con un'altra. Con un'altra intendo che fosse capace di umiliarmi come la mia natura esigeva.